ringraziare la Degusta Box del mese di febbraio. È arrivata nei tempi giusti perché oggi è 17. È arrivata super giù il 15? Non mi ricordo. 14-15 era. Ok, direi di aprirla, non la sento molto molto pesante. Vediamo. Vediamo. A marzo arriverà anche la Colvo. Sto scherzando, c'ho la No, non ho pensato che detto, hai preso queste cose. Volevo dire, sì, stavi attenta. Allora, ho letto già una cosa. Grazie. Vado, pesco? Vai, a sentimento, come ti senti? Basta, che sto sentimento. Uè, match of it is salted caramel. Questo lo inseriremo in un prossimo video assaggio. Questi li volevamo prendere da Sweet Bone. Quelli sono pure al cioccolato bianco, però questi salted caramel, adoro. Questi sono molto belli. Bravi, bravi. Marchio McVitie's. MacBook Pro. MacBook Pro. Quella del McDonald's. Madeleine. Amo essere, questo è un marchio che... Tutto bene, sì. Amo essere senza glutine. Questo è un marchio che trovate da Eurospin. E una piccola precisazione: volete che vi porto un video 24 ore? Amo essere questo senza qua senza glutine. Perché sì. Sono usciti tanti prodotti, quindi ci sta chi è intollerante, quindi tanti prodotti non puoi mangiare. Infatti, intollerante al glutine, ci sta. Perché Eurospin ha fatto uscire una vasta linea con farina di riso. Senza glutine, naturalmente senza lattosio. Wow, grandi, bravi. Adoro. Chiedimi se sono felice, ti dirò di sì. Sì. Sono i nuovi. Allora, ragazzi, già vi dico che questa box è super promossa perché ci sono tante novità che stanno uscendo in questo momento. Infatti, Fonsis al burro d'arachidi non fritti. Anziché. Croccantini di mais, esatto. Al formaggio e al burro d'arachidi. E posso dire che forse è l'unico prodottino. Io ho paura, però mi fanno un po' salato dolce, so. Che sto scendo qua perché solitamente nessuno ha fatto le patatine, le avevo provate, sì. Ma è quel marchio proprio americano. Sì. Matt gallette di riso, le popcorn, esplosione di gusto. Vabbè, alla fine è una galletta normale di riso. Secondo me solo lo sponsor intorno, cioè sì, tutta... infatti. Bio. Oppure forse sono un po' più croccantine. Croccantine. Non lo so. Vedremo. Vedremo. Molto sfizio. Esatto. Scricchi, chips di pane. Con mais e olio d'oliva. Sfiziosi, anche queste sono una da accompagnare. Queste andavano belle con il polipo che abbiamo fatto ieri con le patate. Le patate. No, questo più con qualche cremina, qualche cosa. Ottimo, anche se non l'ho mai provato, ma io continuo a dire questo. Vabbè. Poi, ecco qua, ci mancava. Pucca. Camomilla, echinacea e frutti rossi. Sì, di rosso italiano. No. Sweet Dreams. Questo è proprio rilassante. Mi piace pure il pecco. Anche l'echinacea. Molto, molto, molto. Vabbè, c'è scritto in inglese, quindi... La proveremo. Un pomeriggio ci facciamo un bel tè insieme. Questo è molto interessante. Bello. Guarda, ti posso dire che noi che comunque li consumiamo a prezzo che mensilmente c'è qualche tisana particolare, sì, qualche tè. Sì, sì. Queste già sono uscite per avere il pacchetto grande. Queste sono buonissime. Sì. Le Chipster Chips di lenticchie con un pizzico di sale. Sì, queste sono lenticchie rosse, però erano. Erano buone. Sono buone. Anche paprika. No, com'era? Paprika forse. Paprika. Era molto buona. Adesso lo ricordo. Penso che stiamo verso gli sgoccioli. Questa è proprio adatta per adesso. Come siamo combinate? Io ho ancora la voce nasale. Mamma mia, stavo leggendo ridicola.
ricola con erbe delle Alpi Svizzere, echinacea, miele e limone. Con vitamina C, supporta le difese immunitarie e contribuisce a lenire la gola. Ci serve adesso. Mamma mia, queste come sono proprio buone. Ottime, ottime. Queste proprio azzeccatissime. Secondo me stanno tutti così rovinati. Esatto. E l'ultimo. Oh, wow. Solitamente, secondo me questo non voglio dire che è il loro primo prodotto, ma io non ho mai visto i pacchi di biscotti. Vedi, ci sono anche questi con gocce di frutta. Sì, ma questa secondo me è una novità che è uscita poi, perché io ho sempre visto Gentilini, non lo quella so, versione di... Sì. Gentilini, nuvole, con panna e cacao. Ma io volevo questo con le gocce di cioccolato. Interessanti, veramente. Quelli sono buoni. Pure questa lavanda, quelli classici. Vai, l'ultimo pesca. È un pacco di pasta. Oh, garofalo. Lo spaghetto. Questo è lo spaghettone gragnanese XXL. 16 minuti. 20 minuti. Top. Questi sono buonissimi. Questo si può fare pure una bella pace fritta, una bella carbonara. Sono bucati. Buoni. Top. Ok, brochure. Brochure. Che dici? Avevamo basse spalle. No, invece di non c'è una bevanda. Vero. Allora. Ma no, questo è proprio... È tutta la gamma. Sta... Questa allora è una linea. Tutta la gamma. Bella. Prodotto del mese Eurospin, amo essere le Madeleine dell'Eurospin, 2,19 euro, come prezzo c'è? Pasta garofalo, 1,50 euro, McVitie's sarebbe quei posti di... no. Quella caramella salata. Brezel, 1,99 euro, Fonsis 1,69 euro, gallette 2,40 euro, Ricola 2,29€, il pacco di biscotti Gentilini 2,86€, Chipster 1€, le chips di mais Morato 1,50€ e le tisane 5€. C'era pure? Ci sono anche Lemon Ginger e Manuka Honey, meno male che non ci è arrivata. Feel New sarebbe, no, non è il nostro. No. Nighttime Berry con camomilla, frutti di bosco, valeriana e echinacea per quello che abbiamo preso noi. E il tree mint, quindi menta verde, menta piperina, menta meno simpatica, meno male, c'è andata niente. Questa parte è andata molto bene. Possiamo fare un video assaggio inserendo altri prodottini, infatti sì, appena sì. Io ritorni, dobbiamo andare da Sweet Bella e ci dobbiamo fare una giornata, proprio un giovedì che ti vengo a prendere al lavoro, tour supermercati. Ok, va bene. Poi, nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e ne ci vediamo nel prossimo video. Ciao!